Questa era la strada in cui volevo mettere in relazione l'ingresso dei due protagonisti con questa montagna sullo sfondo, perché mi ricordava molto cinema americano che ho amato da spettatore, e però poi ho dovuto fare i conti con i limiti dei mezzi. E pian piano ho adeguato, diciamo, le mie possibilità produttive al progetto, che è nato veramente in modo stravagante. Un giorno stavo andando, per dirti come nasce l'idea di Miguel, a vedere Sapischina e Urtandala, che è un posto che poi è tornato nei miei film, a Urzulei, e mi sono trovato davanti a una piccola vacca, quelle che ci sono a Urzulei e che vengono tenute non per produrre latte, ma vengono tenute come premio carne. La mucca, come tu sai, è un animale che i surrealisti lo amavano moltissimo perché ha una sua stravaganza già nello sguardo, no? Mi sono soffermato a guardarla. C'è stato un vis-à-vis per un po' e ho pensato, ma se questa mucca in questi posti così, come dire, in questo ginepraio così disperato, avesse delle scarpe, probabilmente potrebbe vivere meglio. Questa sorta di sillogismo così mi ha abbandonato per un certo periodo, e lì, come la questione della monaca di cui ti parlavo prima, ho cominciato a ricamarci un racconto intorno. Avevo scarpe in abbondanza per via della professione di mia madre, scarpe invendute da anni, e per cui risolvevo anche un problema di natura scenografica, ed è nato il racconto di Miguel, che scrivevamo poi giorno per giorno, perché poi alla fine c'era, come dire, questo traliccio di trama che funzionava quasi da canovaccio di questo personaggio stravagante che pretende di vendere delle scarpe agli animali perché coltiva come i pastori l'illusione che dotando gli animali di scarpe si possa aumentare la produzione del latte. E questa cosa, come nei film di Zavattini, funziona per un certo periodo, sembra che il miracolo avvenga. Come i film Zavattini, quando, come dire, l'uomo comincia ad avere un deficit di idealismo, le cose crollano e tornano alla loro cruda realtà, e così accade poi in un certo senso di idea. Io ho intanto, come dire, una sorta dentro di me, una sorta di archivio che ha a che fare direttamente col mio vissuto. I luoghi di Balla Tre Passi sono per molti versi i luoghi della mia infanzia. Io ho avuto la fortuna di essere ospitato a lungo in un ovile da mio zio che faceva il pastore, per cui ho potuto vivere in prima persona quell'ultima grande stagione della pastorizia transumante, per cui voglio dire, quell'esperienza io credo che sia entrata in maniera decisiva nella mia formazione, e quando poi
ho provato ad approcciarmi con questa materia, ho come sentito, come dire, una sorta di naturalezza, insomma, mi sono ritrovato a casa. E quindi nella scelta dei posti è chiaro che ha concorso in modo determinante questa mia precedente esperienza. Io so, vedendo un luogo, cosa poi questo mi dà e mi porta nel racconto, e quanto invece possa essere o no fuorviante. Lo dico perché è talmente importante la scelta, io non la lascio neanche allo scenografo, preferisco addirittura operarla, come ti dicevo, già in fase di sceneggiatura. Nella stessa misura questo accade per le persone. Credo che come i luoghi ci siano dei volti che hanno inscritto nella loro conformazione proprio già la storia che tu devi raccontare. Io ho la grande convinzione che quando si fa un film è fondamentale scegliere già prima delle riprese bene i luoghi e gli attori, proprio perché se si è fatta bene questa scelta, io credo realisticamente che una parte importante del lavoro è già assicurata, già te la sei portata a casa. Poi è chiaro che tutto va poi rimodulato anche in relazione alla lavorazione, perché poi la lavorazione di un film ha molte sorprese, però in genere è meglio scommettere su un viso che ha già una storia inscritta piuttosto che arrivarci per la strada opposta, lavorando come normalmente poi si fa teatro sul personaggio, però non avendo poi la convinzione sull'aderenza fisica dell'attore che viene chiamato al ruolo che poi è chiamato a interpretare. Questo è fondamentale perché, sai, è come se tu monti la finestra sbagliata sulla facciata di una casa. Hai voglia di ridipingerla, però è sempre la finestra sbagliata su quella casa. Hai sbagliato il materiale, quindi è fondamentale, io credo, almeno per come io vedo il cinema adesso, io poi probabilmente mi ricrederò, e devo dire, da spettatore poi non ho questo atteggiamento, perché invece poi amo molto il cinema recitato dagli attori, dai grandi attori, ma oggi più che mai da regista, se mi è concessa questa definizione, che in Italia è diventata furtiva, quasi occasionale, da regista non accetto in alcun modo che il film abbia in nuce così l'insidia della falsità, i film non devono barare. Se avessi, come dire, la capacità di riuscire a mettere in scena un film senza musica, in qualche modo ne sarei felice, perché a volte ho come sempre la sensazione che la musica un po' furbescamente metta e appiani un po' tutte le cose, smussi eventuali asperità. A volte i film invece sono belli ruvidi, sono belli aspri, sono belli proprio perché, come dire, quasi si negano agli spettatori e guadagnano quando, come dire, fanno solo vedere la loro natura e non c'è un intervento esterno, forte, artificioso come può essere quello della musica. E io ne sono talmente convinto di questo che, ad esempio, guardo ultimamente molto, con grande interesse, al cinema dei Dardenne, ad esempio, che costruiscono proprio delle partiture sonore, che sono i film fatti senza alcun commento musicale, e paradossalmente guadagnano in forza proprio in virtù di questa capacità che gli autori hanno di andare in sottrazione. Questa è una strada che in questo momento a me interessa molto, e a quel punto la musica, quando arriva, se non l'hai mai data, ha quasi una forza epifanica, no? Solleva qualsiasi sequenza, la fa volare.